Premio per l'impegno professionale e culturale, I Love the Night Life, il libro di Corrado Rizza e Marco Trani. Loro, la loro esperienza, la Club Culture Capitolina l'hanno messa in questo libro ed è un onore e un orgoglio per me presentarli qui sul palco e premiarli. Li premiamo con Frank Minoia. Quindi una storia della musica e soprattutto della nightlife con il libro I Love the Nightlife. Ci sono le foto che trovate sul libro di Marco Trani e Corrado Rizza, e il riconoscimento premio Mondo Notte a Mister Carlos per nel mondo della notte romana da 40 anni. Mister Carlos è il suo nome d'arte, Carlo Piantanida. Sicuramente l'avete visto in migliaia di locali, ancora adesso se andate nella notte alla base trovate Mister Carlos. 40 anni di lavoro nei più importanti locali d'Italia. Grazie alla notte di Roma, 40 anni siamo voi. Allora grazie, e voglio dire che venendo giù per le scale ricordavo quando avevo 15 anni e c'era Patti Browder e che cantava oggi qui domani là. Io sono ancora qui e dico grazie Giancarlo, grazie Lucia, grazie Davide e grazie a tutta la famiglia. Il mondo della notte è nostro, ciao! Grazie a Leopoldo Masselloni per il premio categoria Live Club. Premiamo l'Alexander Platz. Ho piacere di consegnare a Eugenio Rubei, ma anche a Giampiero Rubei e tutta la famiglia Rubei il premio come Live Club, il riconoscimento Mondo Notte. Bene, allora grazie a Eugenio Rubei, grazie ad Alexander Platz, complimenti, grazie a tutti, buona serata. Questo è un video che racconta un incubo di una notte, quindi è un mio album che racconta proprio la notte, perché inizia a mezzanotte e termina alle 6, quindi ha a che fare appunto con questo tema. Andrea Riccardon, yeah. Roberta Zaino, that's right, infatti stiamo a gv.com, ricordiamocelo. Stand by the chair, more action. Affari italiani per cui è il primo quotidiano online in Italia registrato istituzionalmente al Tribunale ed il terzo per la diffusione dei contatti. Alla storica redazione milanese si affianca l'importante redazione romana diretta da Fabio Carosi. Per Affari italiani prego Roberta. Buonasera. Ricordate questo dai tempi dal 69 che lo facciamo questi siparietti, Luca, aia, ma adesso non chiedo. Allora, chi non ha realizzato in tutti questi anni, non ha affidato la sua campagna grafica al più prestigioso studio di grafica della capitale, non solo, lo studio Mariotti! Ecco. Sentivo di tutta la mia famiglia più diversa, lo massimo, diciamo... Massimo, ricordo che così, ecco la ditta, una cosa finta per forza, non potevi mancare, grazie, grazie di tutte le volte che ci hai sgridato, è stato bellissimo, ce lo portiamo per tutta la vita. Vedervi grazie, grazie, grazie alla vostra creatività e soprattutto all'ingegno e alla vostra voglia di fare impresa, siete riusciti molto bene. Grazie a voi, grazie a Massimo, grazie a Tinta. E grazie a Chico Pollotti, Chico, grande Chico, lascia l'applauso a Pollotti ragazzi. Applauso per il creatore Chico Pollotti e adesso spettacolo ancora per il premio Mondo Notte, Yasmin! Thank you.
Siamo sul palco ringraziando Yasmin per l'iscrizione ma anche per gara da Radio Dimensione Suono, mister Filippo Firli. Ciao a tutti, benvenuti anche da parte mia. Saluto agli amici di Mondo Notte. Non c'è, non esiste serata Happenings che possa diventare un successo senza la comunicazione. È per questo che sono qui per il premio, per l'impegno professionale e culturale. Stiamo per chiamare sul palco una giornalista, un volto amatissimo, una voce molto famosa, dal TGR Lazio, Stefania Giacomini. Grazie, grazie Stefania Giacomini, che la festa Cantini, ciao a tutti! Nei principali teatri italiani, la Scala di Milano, l'Opera di Roma, la Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, Royal Opera House di Londra, Strato Per di Vienna, Opera Bastille di Parigi, Metropolitan Opera di New York, Carnegie Hall di New York, ed è un paladino del pubblico giapponese che ama la musica lirica. E adesso anche il primo Mondo Notte al tenore Giuseppe Sabatini. Giuseppe Sabatini, un applauso per Giovine. Non tanto aspettate tutti l'anno su Pazio, quindi lo so, vi vedo. Il premio è per l'impegno sociale e culturale che va allo sportello per il disagio giovanile a Via Galati, il counseling nella scuola e nel territorio, quinto municipio di Roma. A premiare David Bisceglie, proprietario del locale Even. È un'iniziativa della Progetto Uomo, in collaborazione con gli istituti superiori paritari Aniene, e lo sportello per il disagio giovanile a Via Galati, quinto municipio di Roma, un progetto di reale supporto psicopedagogico che fornisce al territorio uno strumento di ascolto per vivere con maggiore consapevolezza e serenità il mondo degli adolescenti e della scuola. A Mondo Notte, signore e signori, Baby Kelly! Che mi ha invitata qui per presentare un vocalist d'eccezione che lo vedo laggiù. E io direi che si assegna con tanto di stima il premio della notte come categoria vocalist il number one. Lorena Burattini con la sigla del programma Mondo Notte dal vivo al Piper, Lorena Burattini. Dietro il tuo silenzio lascia andare questa vita verso spazi immensi, parli le domani. Stringimi più forte, sento dentro me i suoni strani nella notte. La città a te non ha i suoi dolori, nasconde i suoi errori. E poi le nuvole sembrano danzare, vorrei poter volare. Lasciamoci così.
Alice innanzitutto a tutti. Allora, volevamo ringraziarvi per questo premio, volevamo ringraziare la radio, il direttore Cucchetti e tutti quanti voi. La risposta alla domanda è che noi in realtà abbiamo fatto, secondo noi, una cosa abbastanza semplice, cioè abbiamo deciso di riportare la festa a un divertimento puro e semplice, senza troppe sovrastrutture o altro. Questa è la ricetta della nostra serata. Ladies and gentlemen, for any final round of applause, please, per presentarvi the one and only Dr. Vintage. Dr. Vintage, here he is, please, the Mongo della Notte. La musica dance che aveva veramente sfondato, è questo che volevamo sentire da te, Dr. Vintage. Ma oggi, per esempio, il 2012, ancora sono validi i sounds del Vintage? Sono sempre più validi i sounds dei Vintage, e tu, caro Rick, ne sai qualcosa? Perché gli anni 70 e 80 e 90, e una volta era revival, una volta era retro, una volta era antico, adesso è vintage, capisci, caro Rick? Now it's vintage. Che cos'è il vintage? È una parola nuova, niente di che, insomma, tutto bene. Infatti è vintage quanto il mio dentiere. Comunque facciamo il grande